Il termine cooperazione è un termine denso, pregnante, forte, perché coinvolge il tema dell'opera. La cooperazione vuol dire svolgere un'opera assieme. E il concetto di opera è un concetto importante perché è legato all'opus, è legato cioè al tema del lavoro, che non è però il labor, mentre il labor è la fatica. Il labor è portare sulle spalle qualcosa che ti fa vacillare. Infatti il latino labor deriva da labare, vacillare sotto il peso. E quindi nel lavoro c'è la fatica fisica, nell'opera c'è qualcosa di più. Nel termine opus c'è la creatività. Sì, è vero che già Plauto parlava dell'opera per il lavoro dei campi, ma perché nel lavoro dei campi c'è un ordine, c'è un'intelligenza, come nell'attività creativa. Non a caso Plauto usa proprio il termine opera, che è il neutro plurale al femminile singolare, per dire che ha qualcosa di particolare, che è diverso, cioè da un lavoro qualunque. Allora, cooperare significa recuperare il concetto di opera, della operatività, che è un concetto molto bello, ma è col cum che si coglie il senso più autentico. Cioè, per cooperare bisogna che più persone si facciano coinvolgere dalla stessa progettualità, dallo stesso fine da raggiungere. E allora il termine del cum operare significa il termine di crescere insieme, tant'è vero che la radice di creatività è la stessa della radice del verbo crescere, cioè migliorare, progredire, lievitare. Cooperare significa quindi avere un fine da raggiungere e per poterlo raggiungere bisogna crescere, bisogna migliorare assieme. Qui il concetto quindi diventa fondamentale perché non ci può essere una cooperazione senza un progetto in comune, senza quello che si chiama il concetto stesso di comunità. E la comunità implica un coinvolgimento, communus, munus, pegno, un impegno in comune, cioè riconoscersi all'interno di questo impegno. Allora, solo quando c'è uno scopo, una meta da raggiungere, scopo significa una vetta, una cima da raggiungere, si può cooperare. Più che mai questo è valido nella concezione dell'impresa. Le imprese che devono in qualche modo prendere insieme, accompagnare insieme un cammino, un itinerario per poter raggiungere questa meta e questo scopo. Allora, nel concetto di cooperazione nasce la consapevolezza dello scopo, ma anche la coscienza che questo scopo non si può raggiungere se non si è assieme, dove ogni individuo con la propria creatività e con la propria intelligenza può portare un contributo. Certamente bisogna fare sistema. Ecco, è la sfida. Questi elementi, se non fanno sistema, non possono fare impresa. E sistema sui sistemi significa che ognuno dei membri ha una propria istituzione, ogni mente ha una sua personalità e questa personalità bisogna calarla all'interno del gruppo. Ogni individuo porta un contributo di originalità e bisogna che all'interno del gruppo ci sia quell'accordo che è fondamentale, accordo, cor cordis, qualcosa che parte dal cuore. Non ci può essere accordo se non c'è questa componente emotiva, se si è discordi, se in qualche modo all'interno ci sono incompatibilità caratteriali, non si può raggiungere questa impresa. È chiaro che cor cordis ha una valenza non soltanto del cuore, ma anche della mente, ha una valenza più ampia, ma l'accordo è fondamentale, quindi non è soltanto l'accordo dei fili della chitarra. Non è soltanto l'accordo degli strumenti musicali di un'orchestra, qui diventa un accordo di tanti elementi che pur nella loro diversità hanno un obiettivo da raggiungere. Una conquista difficile, anzi, una conquista che ogni giorno va rinnovata, dove non si può mai dar niente per scontato, dove ci vuole stupore e meraviglia per vedere ogni giorno qualcosa di nuovo e di meglio da fare.